è tardi, invece di fare serie facciamo un po' di esercizi. Anche le serie erano molti, abbiamo fatto esercizi, però come primo esercizio se mi dai quel limite che abbiamo fatto durante la pausa, allora, qualcosa me lo ricordo, qualcosa mi correggi, qua c'era limite per x che tende a 0, allora, qua c'era, sicuramente c'era logaritmo di 1 più 2x fratto 1 meno x quadro, giusto? Poi c'era più x per l'esponenziale x meno sì, fratto 1 più 2x, poi c'era meno seno di 3x fratto 1 più x quadro, ok, poi qua sotto c'era cosa c'era? X per la tangente 3x fratto 1 meno x quadro. Ok, oh, questo è un limite da compito, anche se diciamo da una versione facile del compito, non è difficile. Questo limite si fa in 5 minuti. Allora, innanzitutto riconosciamo che sia una forma indeterminata. Per x che tende a 0, questo tende a 1, logaritmo di 1 tende a 0, questo tende a 0 per l'esponenziale di 0 che fa 1, ma c'è x davanti quindi fa 0. 0 più 0 meno 0 fa 0, sotto viene pure 0. Ok? Allora cominciamo a sviluppare il denominatore. Allora, la tangente di 3x fratto 1 meno x quadro, qua uso questo stesso simbolo di prima, si comporta come? Cioè questo fratto quello che andrò a scrivere tende a 1, si comporta come 3x fratto 1 meno x quadro, si comporta come 3x, perché 3x fratto 1 meno x quadro si comporta come 3x, dividete 1 fratto 1 meno x quadro, ok, questo che vuol dire? Vuol dire che la tangente è la stessa cosa che scrivere che la tangente di 3x fratto 1 meno x quadro è uguale a 3x più o piccolo di x, o scrivete così, o scrivete così, è uguale. Perché qua c'è scritto che il rapporto è uguale a 1 più piccolo di 1, qua c'è scritto che il rapporto è uguale a 1 più piccolo di 1. Insomma, questo diviso questo tende a 1, questo diviso questo tende a 1, la stessa cosa. Quindi il denominatore chi è? C'è la x a moltiplicare, quindi moltiplicando quella uguaglianza per x viene 3x quadro più o piccolo di x per x fa x. Quando ho fatto questo, io qui sotto posso dimenticarmi di quello che c'era e posso scrivere 3x quadro più o piccolo di x quadro, perché qualunque sia il numeratore il limite verrà sempre, sarà sempre diciamo calcolabile, cioè può darsi che il limite non esista, può darsi che il limite, però diciamo non sarò mai in difficoltà. Perché? Perché ho identificato l'infinitesimo principale, cioè la quantità più grande, sempre piccola, sempre tende a zero, ma tende a zero meno velocemente di o piccolo di squadro, quindi è più grande rispetto a o piccolo di squadro. Quindi ho identificato il termine principale e se sopra l'infinitesimo mi viene di ordine 1, questo andrà, per esempio il limite farà più o meno infinito. Se sopra viene di ordine 2 farà un numero finito, se viene di ordine superiore a 2 farà 0, basta. Perché va, questo infinitesimo, per il principio di sostituzione di infinitesimi, può essere trascurato. Quindi adesso il denominatore non mi interessa più. Ho già fatto quello che dovevo fare. Cancello perché così abbiamo più spazio. Ovviamente nel compito non cancellate, perché sennò io poi che correggo.
che ne, se voi ci mettete direttamente lo sviluppo e non ci mettete questo conticino qua, è vero che si fa occhio, però io che ne so se l'avete fatto voi o se è calato da, da qualche parte, dalla destra o dalla sinistra. Ok, adesso andiamo a sviluppare il denominatore. Siccome qua l'ordine del denominatore è infinitesimo, è 2, il numeratore va sviluppato fino all'ordine 2. È inutile che io lo sviluppi fino all'ordine 3. Allora cominciamo. Logaritmo di 1 più 2x meno logaritmo di 1 meno squadro. Qua ho usato il fatto che il logaritmo di un rapporto è la differenza dei logaritmi. Oppure potete anche, poi facciamo lo sviluppo nell'altro modo e vediamo che coincide. Comunque, questo qua chi è? Allora cominciamo a sviluppare questo. Logaritmo di 1 più 2x è 2x meno 2x al quadrato mezzi più termini di ordine superiore a 2. Qua invece logaritmo di 1 meno x quadro è meno x quadro, con meno davanti diventa più x quadro, e tutti gli altri termini sono di ordine superiore a 2. Quindi qua mi viene 2x, 2 al quadrato fa 4, diviso 2 fa 2, meno 2, più 1 fa meno x quadro, più piccolo x. Quindi questo è il primo pezzo, questo qua. Uno dice, ma io lo volevo fare in un altro modo. L'altro modo è questo, è togliere questo denominatore prima di fare lo sviluppo del logaritmo. Qua ho logaritmo di 1 meno 2x per 1 fratto 1 meno x quadro. Come si fa 1 fratto 1 meno x quadro? È 1 fratto 1 meno alfa e 1 più alfa, quindi 1 più x quadro più termini di ordine superiore. Se vi ricordate lo sviluppo di 1 fratto 1 meno t, diciamo, per t che tende a 0. Adesso andando a moltiplicare, qua viene logaritmo di 1 meno 2x più x quadro, tutti gli altri termini sono di ordine super. Quindi stavolta è tutto questo che chiamo t, e questo t tende a 0, quindi posso usare la serie di McLaren. Allora, logaritmo di 1 più t chi è? T, cioè meno 2, meno 2x qua, meno 2x più x quadro, poi c'è più, vabbè, più piccolo x quadro, più questo qui al quadrato diviso 2, ma quando faccio il quadrato di tutto t, l'unico termine che mi interessa è il quadrato di meno 2x. E qual è il motivo? Perché quando vado a fare i doppi prodotti di questo con questo, eccetera, sono tutti di ordine superiore a 2, e quando vado a fare gli altri quadrati sono di ordine superiore a 2. Poi ho piccolo di squadra, qua non lo scrivo perché già ce l'ho. Quindi, qua era più 2x, però ho sbagliato il segno, e quindi qua era più 2x, quindi qua era più 2x, e qua c'era però meno, qua, qua non è cambiato perché ho cambiato segno là, è cambiato perché proprio c'era meno prima, già da prima. Quindi quanto rimane? 2x più x quadro meno 2x quadro fa meno x quadro più un piccolo, e vedete che viene esattamente qua prima. Stavo facendo un errore perché avevo sbagliato a copiare il segno, però l'ho corretto. Ok? Logaritmo di 1 più t è t meno t 4 mezzi. Qua ci sono i termini. Ok. Vabbè, questo secondo sviluppo vedete che è stato leggermente più lungo, e quindi quando avete il logaritmo di un rapporto, se ve lo ricordate che il logaritmo di un rapporto è la differenza dei logaritmi, è meglio. Adesso qua dobbiamo andare a sviluppare l'esponenziale di x meno x quadro fratto 1 più 2x. Attenzione però che questo termine non serve svilupparlo fino all'ordine 2. Perché? Perché poi c'è una x a moltiplicare. Quindi questo non è altro che l'esponenziale di x più o piccolo di x,
quindi questo si comporta come x, e questo non è altro che 1 più x più o piccolo di x. Perché mi basta? Perché adesso che vado a moltiplicare per x, x per questo esponenziale chi è x più x quadro più o piccolo di x per x fa o piccolo di x quadro. Chiaro? Quindi il secondo termine pure l'abbiamo fatto. Allora, mettiamo un bel riquadro attorno ai termini che dobbiamo sommare. Adesso, seno di 3x fratto 1 più x quadro è uguale a seno di 3x per 1 meno x quadro più o piccolo di x quadro è uguale a seno di 3x più o piccolo di x quadro uguale 3x più o piccolo di x quadro e basta. Allora, questo qua non me lo tengo perché diventa di ordine 3 moltiplicato e quindi è di ordine superiore a 2. Anche qua seno di t tende a 0, chi è? T. Poi se vi ricordate il termine successivo è meno t cubo sesto, ma t cubo farà, il termine di ordine più basso sarà 3x al cubo che farà qualcosa al cubo, no? Cioè qualcosa per x al cubo, quindi farà 27 sesti x al cubo, quindi sarà di ordine 3 e quindi lo buttiamo dentro a o piccolo di x quadro. Quindi adesso al numeratore io cosa devo fare? Devo sostituire queste quantità. Quindi la prima quantità era 2x meno x quadro più o piccolo di x quadro, che lo metto in punto. La seconda quantità era x più x quadro, quindi più x più x quadro. La terza quantità era, col meno davanti, era meno 3x. Tutti gli altri termini sono di ordine superiore a x quadro. Scrivo qua più 5 e eccoci. Adesso vedete che 2x più x meno 3x se ne va. X quadro meno x quadro se ne va, rimane o piccolo di x quadro. Sopra abbiamo piccolo di squadro, sotto ci abbiamo x quadro, questo limite fa? Bene. È chiaro? Quindi questo qua è un limite, vabbè, ci abbiamo perso tempo per spiegare tutto, perché sono le prime volte, quindi. Ma questo limite, chiaramente? Vai, sviluppo. Sopra si annulla. Uno dice mamma mia, si è annullato tutto, ora devo tornare indietro a fare i conti. No, perché ho piccolo di squadro, fratto x quadro. I termini di ordine 3 non servivano. È chiaro? Ok. Adesso facciamone un altro. Andiamo a vedere. Testiamo. Usiamo tempo. Ma facciamo sempre, cancelliamo un attimo, facciamo sempre sulla lavagna davanti, è più comodo. Allora andiamo a fare il limite seguente, stavolta me lo invento. Andiamo a fare il limite per x che tende a più infinito. Al numeratore ci metto arco tangente di x quadro meno 1 fratto x più 1. Anzi 3x più per logaritmo di x quadro più 3 fratto
x quadro meno 2x. Ok? Poi ci metto per seno di 3x più 2 fratto x quadro più 1. Al denominatore metto l'esponenziale di x fratto x quadro più 1, poi ci metto meno coseno di 2x fratto x più 2, 2x fratto x quadro più 2, e poi ci metto meno tangente di 2x più 1 fratto è 2x quadro più 1. Allora, adesso avete stavolta x non tende a 0, ma tende a più infinito. Allora andiamo a vedere che succede a tutti i vari pezzi. Facciamo i limiti pezzo per pezzo. X quadro fratto 3x, è chiaro che sopra comanda x quadro e sotto comanda 3x. Quindi questo pezzo a quanto tende? A più infinito, ma con l'altro tangente davanti tende a? Y con mezzo. Quest'altro pezzo tende a? A 0 con logaritmo. Senza logaritmo tende a 1, poi applicando il logaritmo tende a 0. Quest'altro? Pure tende a 0, perché 3x fratto x quadro tende a 0, seno di 0 quanti. Quindi abbiamo y con mezzo per 0 per 0. Quindi sopra tende a 0. Sotto questo tende a 1, perché x fratto x quadro tende a 0, esponenziale di 0 fa 1. Questo tende pure a 1, col segno meno meno 1, perché coseno di 2x fratto x quadro tende a 0, quindi abbiamo 1 meno 1. Poi abbiamo meno questo che però tende a 0, perché 2x su 2x quadro tende a 0. Quindi abbiamo 1 meno 1 meno 0, abbiamo 0, quindi abbiamo una forma indeterminata del tipo 0. Ora la dobbiamo sciogliere. Per sciogliere questa forma avete due possibilità. La prima ve la dico, ma ve la sconsiglio in una maniera più assoluta. La prima è fare la sostituzione x uguale 1 su t. Il limite diventerà, quando x tende a più infinito, t tende a 0 da destra. Però vi dovete sostituire tutto, sia sopra che sotto. Dovete fare parecchia algebra e qualche cosa mi dice che voi quando fate più di mezza riga di algebra fate qualche errore. È chiaro? Quindi questa idea va bene, però state attenti ai conti se la volete portare avanti. Se vi volete abituare a portarla avanti, prendete qualche limite semplice, un po' più semplice di questo magari, e prima lo fate nell'altro modo e poi lo fate pure in quel modo là. Ovviamente i risultati devono essere uguali, e così le prime volte vedete se fate molti errori di algebra e dove li fate, e se li fate dove li fate, per come fare per correggere, e poi piano piano vi abituate. Però diciamo tendenzialmente io ve la sconsiglio. Un altro modo qual è? È quello di ragionare direttamente nell'infinitesimo fondamentale. Mo quando x tende a 0, l'infinitesimo fondamentale è x. Quando x tende a infinito, qual è l'infinitesimo fondamentale? 1 su x. Parliamo di infinitesimo perché diciamo le nostre quantità a numeratore e denominatore sono infinitesime. Quindi noi avremo, questo sarà l'infinitesimo fondamentale, poi ci saranno i termini 1 su x quadro, poi ci saranno i termini per esempio di ordine superiore al secondo, quindi
quando x andrà all'infinito scriveremo per esempio quel numero 2 sarà di ordine 2, scriveremo il termine di ordine 2 più il termine di ordine superiore al secondo, e il termine di ordine superiore al secondo si scrive così, chiaro? Perché stavolta l'infinitesimo è 1 su x e l'infinitesimo di ordine superiore al 2 sarà o piccolo di 1 su x, 4. È chiaro? Se x tendeva a 3, qual era l'infinitesimo fondamentale? Allora, se x tende a 0, l'infinitesimo fondamentale è x. Se x tende a più infinito, l'infinitesimo, o a meno infinito, l'infinitesimo fondamentale è 1 su x. E se x tende a 3, qual è l'infinitesimo fondamentale? Ehi, l'abbiamo detto, attenzione. È x meno 3. Chiaro? Ricordate, l'infinitesimo fondamentale è x meno x con 0. Soltanto è infinito, è 1 su x. Okay. Allora, come si fa? Chi sviluppiamo per primo? Se qualcuno dice il denominatore, ti do un mozzico in testa. Il numeratore, stavolta. Io l'ho detto. Non è che... Allora, siccome molto spesso i prodotti li metto al denominatore, allora la gente parte che devo sviluppare sempre prima il denominatore. No. Si sviluppa per primo quello dove ci sono solo prodotti. Perché? Perché essendoci solo prodotti, io qua basta che determini termine principale, cioè arco tangente di x quadro meno 1 fratto 3x più 1, come si comporta? A quanto tempo? Abbiamo detto prima, a pi greco mezzo, poi logaritmo di x quadro più 3 fratto x quadro meno 2x, questo che cosa è uguale? Al logaritmo, dividete tutto per x quadro, quindi viene 1 più 3 su x quadro fratto 1 meno 2 su x, questo qua è uguale al logaritmo di 1 più 3 su x quadro meno logaritmo di 1 meno 2 su x. Chi è? Come si comporta? Come 2 su x, lo vedete? Meno 2 su x col meno davanti fa 2 su x, logaritmo di 1 più t è circa t. Gli altri termini sono di ordine superiore e non mi interessano, perché mi interessa solo il termine principale, il primo. Il terzo, seno di 3x più 2 fratto x quadro più 1, come si comporta? Qua comanda 3x, qua comanda x quadro, il rapporto fa 3 su x. Seno di 3 su x fa 3 su x. Quindi adesso il nostro numeratore come si comporta? Sono solo prodotti? Allora devo fare questo per questo per questo. Quanto viene? Y mezzo per 2x per 2 su x, scusate, per 3 su x, quanto fa? Fa 3 pi greco su x quadro, che vuol dire che il nostro numeratore tutto quanto è 3 pi greco su x quadro più termini di ordine superiore. È chiaro, mo? Quindi adesso che devo fare? Il numeratore non mi interessa più, ho fatto tutto quello che dovrò fare con il numeratore, devo sviluppare il denominatore. Fino a quanto lo devo sviluppare? Fino all'ordine 2. Allora, cominciamo. Esponenziale di x fratto x quadro più 1. E come si fa? Perché x non tende a 0, si divide per x quadro sopra e sotto, quindi qua mi diventa esponenziale di 1 su x fratto 1 più 1 per x quadro, esponenziale di x. Ok? Quindi mi diventa, adesso lo vedete che questo tende a 0, questo tende a 1, quindi qua viene l'esponenziale di 1 su x per 1 meno 1 su x quadro più piccolo di 1 su x quadro
uguale esponenziale di 1 su x più o piccolo di 1 su x quadro, che già quando moltiplico questo per questo viene di ordine 3, quindi qua mi viene 1 più 1 su x più 1 su 2x quadro più termini di ordine superiore al secondo, perché questo lo chiamo t, viene 1 più t quadro mezzi, ma t quadro mezzi fa 1 su 2x quadro. E questo è l'esponenziale. Andiamo a vedere il coseno. Coseno, questo non serve svilupparlo fino all'ordine 2, la parte interna, perché diciamo l'argomento del coseno è 2 su x più o piccolo di 1 su x. Per quale motivo non serve? Perché se vi ricordate lo sviluppo del coseno, lo sviluppo del coseno fa 1 meno t quadro mezzi, ma quando faccio? Dove t tende a 0. Allora, t quadro mezzi è meno 2 su x quadro più o piccolo di 1 su x, perché questo è meno il quadrato di questo diviso 2, e tutti gli altri termini, quando faccio il quadrato, il doppio prodotto e il quadrato di questo, sono piccoli di 1 su x quadro. Infine abbiamo tangente di 2x più 1 fratto 2x quadro più 2. Stavolta si divide per 2x quadro, ricordatevi sempre la quantità più grande sopra e sotto, quindi qua viene tangente di 1 su x più 1 su 2x quadro fratto 1 più 1 su x quadro uguale alla tangente di 1 su x più 1 su 2x quadro, che moltiplica 1 meno 1 su x quadro più termini di ordine superiore al secondo, uguale, continuo da questa parte, alla tangente. Adesso 1 su x più 1 su 2x quadro ci sta, 'tutti gli altri termini sono di ordine superiore al secondo. Perché? Perché quando moltiplico questo per questo già viene di ordine 3, questo per questo viene di ordine 3, e tutti gli altri vengono di ordine 3, diciamo superiore al secondo. Adesso questa roba qui a cosa viene uguale? Viene uguale a 1 su x più 1 su 2x quadro più o piccolo di 1 su 2x quadro di 1 su x quadro. Quale motivo? Lo chiamo t, tangente di t è t, e poi c'è più, se vi ricordate, t cubo terzi, ma più t cubo terzi, quando vado a fare questo al cubo il termine di ordine più basso è di ordine 3, e quindi sparisce. Adesso dobbiamo sostituire. Il nostro esponenziale faceva, l'abbiamo scritto là, 1 più 1 su x più 1 su 2x quadro. Il nostro coseno, sta scritto là, fa meno davanti 1 meno 2x quadro, meno 2 su x quadro. Poi la nostra tangente col meno fa meno 1 su x più 1 su 2x quadro. Tutti gli altri termini sono di ordine superiore al secondo. Adesso cambiamo i segni che dobbiamo cambiare. Qua viene meno 1, meno 1 più 2 su x quadro. Poi qua viene meno 1 su x meno 1 su 2x quadro. E adesso dobbiamo fare somme. 1 meno 1 se ne va, 1 su x meno 1 su x se ne va, 1 su 2x quadro meno 1 su 2x quadro se ne va, però stavolta rimane 2 su x quadro sotto. Quindi togliamo, cancelliamo tutto quello che se n'è andato e riscriviamo. Qua abbiamo 2 su x quadro più o piccolo, qua l'ho sbagliato a scrivere prima, non è di 1 su x quadro, di testo di ordine 2 è 1 su x quadro. Quando siamo arrivati qua
adesso abbiamo un infinitesimo di ordine 2, un infinitesimo di ordine superiore a 2, un infinitesimo di ordine 2, un infinitesimo di ordine superiore a 2, quelli di ordine superiore a 2 si trascurano, gli altri sono dello stesso ordine, quindi per trovare il limite basta fare la di quant'è? 3 di gre mezzo, quindi questo limite fa 3 di gre mezzo. È chiaro? Ok, quindi riprovateci a casa, vedete un po', c'è sempre la possibilità di fare un errore, però non credo. Va bene, ci abbiamo una ventina di minuti, torniamo a fare qualche serie, qualche serie non troppo difficile. Non vi faccio il criterio della radice, ma lo faccio giovedì, perché sennò a quest'ora facciamo esercizio. Andiamo a fare questa serie qui. Allora, facciamo così. A con n è uguale a 1 allora vediamo un po' Facciamo così, a 1 su n, se n è dispari, a 1 su n quadro, se n è pari. Quindi, chi è la somma per n che va da 1 a più infinito degli a con n? Scrivo solo i primi termini. Allora, se n è dispari devo fare reciproco, 1, se n è pari devo fare reciproco del quadrato, più un quarto, più un terzo, più un sedicesimo, più un quinto, più un trentaseiesimo, più. Ok? Questa è la somma che dobbiamo calcolare. Quanto fa questa somma? Quanto fa la somma di questa serie? Secondo voi commercio o diverso? Allora proviamo vediamo se è applicabile il criterio di condensazione. Somma di a con n che va da 1 a infinito dovrebbe essere uguale a 2 alla n somma scusate, somma n 2 alla n sta dentro per a con 2 alla n, ma 2 alla n è certamente pari, quindi qua io dovrei fare somma per n che va da 1 a infinito, qua devo fare 2 alla n e qua devo fare il quadrato, cioè 4 alla n. Questa è somma per n che va da 1 a infinito di 1 su 2 alla n che sicuramente converge. Il problema è che però che questa serie qui diverge. Allora, dov'è l'errore? L'errore sta qua. Questa converge e quella diverge. Perché c'è l'errore? Cosa dice il criterio di condensazione? Si può applicare il criterio di condensazione quando i termini sono decrescenti.
Questi sono dei crescenti, col fischio. Un quarto è minore di un terzo. Un sedicesimo è minore di un quinto. Un trentaseiesimo è minore di un sesto. Cioè scende, sale, scende, sale, scende, sale. Perché questa qua diverge? Perché questa è sicuramente maggiore della somma per n che va da 1 a più infinito di 1 fratto 2n più 1. Chi è questa qua? Un terzo più un quinto più un settimo. Lo vedete? Questi addendi qua ci stanno tutti qua. E sicuramente la somma di questa serie è più grande di questa. Più infinito. Ma questa qua chi è? Cioè se togliete i termini pari, che non ci interessano, perché quelli, la somma estesa dei termini pari converge, ma la somma estesa dei termini dispari non converge neanche per niente, perché i termini dispari sono 1 più un terzo più un quinto più un settimo, e quindi si comportano come praticamente la metà della serie armonica. Quindi questo qua, il termine, si comporta come 1 su 2n, somma di 1 su 2n diverge, e quindi questa serie diverge. Quindi state attenti, il criterio del confronto si applica a tutte le serie con termini non negativi. Il criterio del rapporto si applica a tutte le serie con termini positivi, perché devo fare i rapporti, se no i denominatori possono essere zero. Il criterio della radice si applicherà di nuovo a tutte le serie con termini non negativi, perché per fare la radice non serve che il termine sia diverso, però lo vedremo giovedì. Il criterio di condensazione si applica a tutte le serie con termini non negativi decrescenti a zero, cioè non crescenti, sono il limite del non crescente che tendono a zero. Chiaro? Quindi quello si può applicare solo quando i termini scendono. E se vi ricordate, nella dimostrazione si prendeva l'ultimo termine e si diceva che era più piccolo. Qua, se io volessi farlo su questa, su questi termini qua, quando vado a fare per esempio un terzo più un sedicesimo, non posso dire che è minore di 2 per un quarto, perché ci sta un terzo, capito? Cioè io, se vi ricordate, la con 3 più la con 4 si diceva che era minore di 2 con 2. Qua non è minore di 2 con 2, perché a con 2 è più piccolo di a con 3. Allora, se scendevano era vero, ma siccome non scende non è vero. È chiaro? Ok. E quindi abbiamo visto pure questo. Andiamo a vedere se abbiamo il tempo di farne ancora un altro. Penso di sì. Sì, giusto, giusto. Questa qui, somma per n che va da 1 a più infinito di allora facciamo tangente iperbolica della radice di n più 1 fratto n per logaritmo al quadrato di n più 1 fratto n quadro più 3. Come si comporta questa serie? Si comporta con n. Allora, prima di tutto si tratta di roba positiva? Sì, perché?
radice di n più 1 è positivo, la tangente iperbolica sui positivi è positivo. Poi qua abbiamo n che è positivo, poi abbiamo logaritmo al quadrato, già il fatto che sia al quadrato è positivo, si può calcolare sì, perché l'argomento del logaritmo c'ha il denominatore solo n quadro più 3 che è positivo, quindi si può calcolare sia n più 1 che n quadro più 3 sono positivi, quindi il rapporto è positivo e si può calcolare così. Quindi effettivamente una serie di termini di segno strettamente positivo. Come si comporta con n? Allora, per determinare come si comporta con n, cominciamo a vedere come si determina, come si comportano i singoli pezzi. Tangente iperbolica della radice di n più 1, come si comporta? Chi è la tangente iperbolica? Seno iperbolico su coseno iperbolico. Ricordate la funzione, il grafico della funzione? Quando questo argomento dove va? È infinito. Ma la tangente iperbolica è infinito quanto tempo? A quanto tempo? Se vi ricordate, la tangente iperbolica tende a 1, anzi, ci tende proprio molto per... Pazzecca proprio tanto, già dopo poco è abbastanza indistinguibile. Quindi questa qua si comporta come 1, andiamo a vedere, vabbè, n si comporta come n, e andiamo a vedere quest'altro pezzo che è l'unico. Logaritmo quadro di n più 1 fratto n quadro più 3, come si comporta? Beh, cominciamo a vedere questo, ve lo voglio sviluppare per me, perché potrei dire, se c'è il quadrato io posso girare questa frazione, per quale motivo? Se giro la frazione il segno del logaritmo cambia, ma poi c'è il quadrato e quindi sparisce. Però voglio farvelo per bene. Cominciamo a sviluppare questo. Come ci si fa? Come si fa a sviluppare questo? Si divide, allora si mette in evidenza n sopra e n sotto, come al solito. Quindi n sopra e n sotto mi rimane 1 su n. Poi qua mi viene 1 più 1 su n fratto 1 più 3 su n quadro. Allora questo qua lo posso scrivere come logaritmo di 1 su n più logaritmo di tutti i resti, 1 più 1 su n fratto 3 1 più 3 su n quadro. Chiaro? Adesso cosa viene? Logaritmo di 1 su n è meno logaritmo n, tutto il resto tende a 0, quindi è un piccolo di 1. Quindi adesso secondo voi logaritmo quadro di n più 1 fratto n quadro più 3 come si comporterà? Quando faccio il quadrato di questa roba, chi è? Cosa viene? Il termine principale viene logaritmo quadro di n, il quadrato di questo, questo è il pezzo più grande. Praticamente la nostra serie come si comporta? Si comporta come somma di sopra è a 1, sotto c'è n e poi qua c'è il logaritmo quadro di n. Chi è questa? Una serie? Ci abbiamo un mattone e due piume, quindi com'è? Convergente. Quindi questa converge, ma se converge questa commenta pure questa, quindi la serie originale convergeva, ok?